bellezza e armonia, proporzione aurea, simmetria. Nella nostra cultura la bellezza è oggettiva, tanto più per il balletto, che si basa sulla tecnica accademica fissata e che conosciamo molto bene nel grande repertorio romantico. Questo naturalmente ha costituito la base della nostra cultura e la summa del balletto classico è La Bella Addormentata, dove c'è tecnica purissima al di là del racconto. Georges Balanchine, che ha fondato il balletto neoclassico, il più delle volte non narrativo, balletto puro, e il suo lavoro consisteva in musica da vedere e danza da ascoltare. Nel Novecento la bellezza ha un po' cambiato la sua definizione. La bellezza adesso, dopo le avanguardie che hanno rotto col passato, è negli occhi di chi guarda, è diventata soggettiva. Quindi oggi abbiamo tanti tipi di bellezza. La bellezza intellettuale, la bellezza di puro godimento, asentimentale, come nel caso di Merce Cunningham. La bellezza sentimentale, piena di emozione, come nei grandi spettacoli di Pina Bausch. E poi c'è la bellezza esplosa, la bellezza che ha imposto il post-classico di William Forsythe. Quindi ci troviamo oggi di fronte a una bellezza da cercare, una bellezza che può essere dappertutto, assolutamente plurale.